La giornata europea dei giusti, 6 marzo 2014, noi la inauguriamo attraverso l'intitolazione di un giardino preposto proprio a memoria dei giusti, giardino che d'ora in poi diventerà simbolo e gravido di significati, soprattutto rispetto al concetto di giustizia e moralità che, come diceva lei, vogliamo proporre come esempio per tutta la società, in particolare per le giovani generazioni. Questo giardino lo troverete a partire dal 6 marzo presso il Parco 25 Aprile, nella zona attrezzata adiacente il Ponte di Tiberio, e partiremo dai giusti locali, perché non tutti sanno che la nostra Romagna ha dato i natali a due giusti riconosciuti tali dallo Yad Vashem, tra cui il primo giusto italiano, Ezio Giorgetti Albergatori, ma anche Osman Carugno, maresciallo dei Carabinieri. Ma con loro, nella targa che abbiamo loro dedicato, che apporremo ed inaugureremo giovedì 6 alle ore 11, ed invito la cittadinanza a partecipare a questo evento, apporremo tutti i nomi, abbiamo posto tutti i nomi di coloro i quali, se non riconosciuti ufficialmente giusti, dal museo dell'Olocausto, però hanno collaborato al salvataggio di 41 ebrei croati. 41 ebrei croati. È il primo anno che l'amministrazione comunale celebra la giornata europea dei giusti e mi auguro che sia un evento questo che possa essere imprescindibile anche nei prossimi anni e quindi per le prossime amministrazioni. Questo è un passaggio di consegna che mi auspico possa essere accolto anche dalle amministrazioni precedenti come un evento veramente che sia un momento di riflessione profonda sui concetti di moralità, etica e soprattutto che apra uno spiraglio di luce e rinnovi la fiducia nel genere umano che, anche in un momento di barbarie come la barbarie nazifascista, ha saputo, a discapito anche e a rischio della propria vita, salvaguardare la propria moralità salvando appunto altre vite umane. Ha risposto più alle ragioni dell'anima piuttosto che alle leggi dell'uomo. E quindi ai nostri giusti, ai giusti locali, attraverso la custodia della memoria dei giusti locali, vorremmo veramente celebrare il bene in senso universale. E unitamente a questa inaugurazione che avverrà il 6 marzo, abbiamo pensato, proprio come momento di riflessione profonda sui concetti di responsabilità etico-morale, abbiamo pensato ad un convegno che si terrà il 12 marzo a partire dalle ore 15 presso la Sala del Giudizio del Museo della Città, convegno come educazione proprio alla responsabilità individuale, perché i giusti sì sono stati degli eroi, ma sono delle persone comuni. Sono persone che hanno risposto veramente e hanno scelto deliberatamente di fare il bene, perché il bene si può scegliere di compierlo, però se lo si conosce. E quindi invitiamo veramente le nuove generazioni a conoscere il bene attraverso l'esempio di queste persone. Avremo dei relatori importanti, tra cui Gabriele Nissin, presidente di Garibu Foreste dei Giusti, ma anche all'inaugurazione di domani sarà presente Emilio Drudi, che è un esperto. Giornalista e scrittore, esperto di storia degli ebrei durante le persecuzioni nazifasciste. Ecco, lui ha scritto un libro importante sui giusti Osman Carugno e Ezio Giorgetti, e lo avremo qui dopodomani e ci illuminerà anche egli sul percorso storiografico che noi stessi abbiamo avviato attraverso i suoi testi. E insomma, mi auspico veramente che la cittadinanza colga questo invito a partecipare e con noi ponga una riflessione importante, importante soprattutto in un momento storico come quello odierno. Grazie.